lingotto. Il lingotto, avete presente i video quelli su YouTube dove c'è tipo il cofanetto in plexiglass e quello con la mano deve togliere l'oro? Sì, perché secondo te se riesci a toglierlo te lo danno. Qua te lo danno. Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo 7. Quest'oggi è arrivato finalmente il momento di aprire 30 biglietti della sfiga. Non so se vi ricordate il vecchissimo video pubblicato ormai, boh, forse più di 7-8 mesi fa. Erano i primi periodi di lancio di Gran Turismo 7. Quindi sì, sono passati parecchi mesi. E se non sbaglio in quel famoso video ne avevamo aperti 27, noi questa volta ne abbiamo 30, probabilmente con qualche magheggio, magari se tiri proprio bene gli orari e i giorni riesci a prenderne anche un po' di più, perché comunque in ogni caso lo sapete i biglietti hanno una data di scadenza. Io ho deciso di registrare oggi perché l'ultimo, anzi il primo biglietto che ha la data di scadenza più vicina scade praticamente oggi tra qualche ora, alle 19.39, sulle 14.07 di pomeriggio. E non era andato bene quel video, cioè dove abbiamo vinto qualcosa tipo 500.000 di crediti era il biglietto da 6 stelle e si può vincere molto di più di 500.000. Non mi aspetto niente ma sono già deluso. Io direi che possiamo partire con un bigliettino da 3 stelle, quello con le ricompense minori, giusto per scaldare un po' l'ambiente. Sarebbe bello vincere l'MX5. Beh, in realtà non iniziamo neanche male. Questa è l'auto che hanno aggiunto con l'ultimo aggiornamento. Sì, l'ho già comprata, però cazzo, un modello in più, avevo detto poi in quel video dove l'ho modificata, ma sì, ne comprerò un'altra per avere un modello stradale originale. Ce l'abbiamo, non dobbiamo spendere soldi. Va bene, non mi lamento. Spero che la mia fortuna non finisca subito qui, però, andiamo subito con un altro biglietto 3 stelle. La classe A e la Clio. No, preferisco il lingotto. Mi dà quello che ti dà meno. Beh, per forza. Beh, certo. Questi saranno tipo 10.000 crediti. Saranno 10.000. Terzo biglietto, sempre da 3 stelle. Vediamo un po', vediamo un po'. Minchia, la piramide non te la darà mai nel biglietto da 3 stelle, mai. Oh, oh! Sei un figlio di... Ma non sapevo neanche potessero capitare quelle piramidi di lingotti in quello da 3 stelle. Se capita, tanto non ti esce, nel senso infatti non è uscito. Altro bigliettino da 3 stelle. Cazzo, la Corvette. Quella dovrebbe essere quella del 2019, eh? Oh! Dai, fra, che era vinta. Cos'è, 1000? Dio, sta clippando tutto il microfono, ma è il bello di questi video. Altro biglietto da 3 stelle. Cazzo, lì la Corvette ci sta. Dai, dammi la piramide, fra, il piramidone. Vabbè, in realtà delle altre due auto non me ne facevo un cazzo. Quanto è il lingotto? Vabbè, dai. Sì, in realtà 100.000 non è molto. Però, vabbè, dai, poteva andare peggio. Altro bigliettino da 3 stelle. La safety car già ce l'ho, però magari un in più me la vendo, guadagno qualcosina. E invece no, perché ti dà i centesimi, guarda. Sembrano tipo gli euro, quelli di cioccolato, no? Minchia, una vita che non li mangio, devo recuperare. Altro bigliettino da 3 stelle. Dai, dammi il Corvette. Dai, oh, però me lo stai facendo vincere. Mo direi che me lo fai vincere, no? No, ti dà le sospensioni, quelle sport. Cosa sono queste, le sport? Le sport, le peggiori praticamente. Abbiamo già esaurito i biglietti da 3 stelle. Niente, andiamo con quelli da 4, non è un problema. Vai, quindi si alza un po' l'asticella della sfiga. Modello da rally non ce l'abbiamo. Aspetta, quello è il turbo. Oh! Questo dovrebbe essere il turbo a regimi ultra elevati. Aspetta, regimi... non si legge? Dovrebbe essere quello ultra elevati. Allora, per chi non lo sapesse, su Gran Turismo c'è regimi bassi, medi, elevati e ultra elevati. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere ultra elevati. Ultra elevati non lo puoi comprare. Infatti, se avete visto, quando l'abbiamo vinto, ha fatto un po' intorno l'effetto strano. Mi sento un po' come su FIFA quando spacchetti. Però quello non è male, perché si può usare... Peccato che lo puoi usare solo sull'anismo. L'avrei messo molto volentieri su altre auto. Altro bigliettino da 4 stelle. Minchia, il motore sarebbe bello. Ma non te lo darà mai. Ti dà le sospensioni. Vabbè. Vabbè, in realtà ce l'ho, però un modello in più male non fa. Dovrebbe essere quello che usa DK nel film Fast and Furious Tokyo Drift. Ragazzi, mi credete che tra tutte le livree create
la trovi quella del film. Nessuno che l'ha fatta o un minimo bene, non è che dici, sai, precisa a centimetri. Dico semplicemente fatta con un certo grado di voglia, fatta bene. No, tutte di merda, tutte diverse da quella reale del film. I coriandoli, manco avessimo vinto, minchia, la 250 GTO da 20 milioni. Sì, ce l'abbiamo in gioco, ho dovuto sputare sangue per farmare tutti quei soldi. Però, altro bigliettino da 4 stelle. Alfa Romeo 4C road car. Regalata per regalata. Che palle però, eh. Capito che non ti può andare sempre bene, ma cioè di 10.000 crediti non te ne fai nulla. Io vedo poi tipo i video di Nuno, quando li faceva, sai, aprivi le ruote lì su Forza Horizon 5. Minchia, lì non si fa problemi a farti vincere mezzi costosi, eh. E anche magari tanti soldi, non si fa problemi. È qua che abbiamo i braccini corti, tipo T-Rex. Questo dovrebbe essere riduzione peso che non puoi comprare, come prima al turbo regimi elevati. Cioè, tu immaginati a usare un Fase 5 tipo su una Fiat, che cazzo ci togli? Tutta la scocca. Rimani solo lì con l'auto aperta. Altre 4 stelle. Sì, da solato non è tanto realistico Gran Turismo con la riduzione pesi. Bah, altre 4 stelle, vai. Dammi lo swap del motore o il freni in carboceramica. Albero di trasmissione in carbonio. E anche questo componente non si può comprare, lo puoi solo trovare. Lo svantaggio è che, come ho detto prima, lo trovi solo per un determinato mezzo. Vision Gran Turismo, ma vaffanculo, dattelo nel muso. O se vogliamo proprio citare i film di alta classe italiana, dattelo nei Maroni, quel gancio assassino. Altro bigliettino da 4 stelle. Quella è del 2016, è il modello vecchissimo. Non la usa più nessuno quella macchina. Vabbè, figurati poi, certo. Cosa sono? 25.000? 30.000, mamma mia. Quella è la pila di soldi che si usava nei meme quando metti da parte i soldi per comprare la PS5. Ormai la 5 è uscita da 2 anni. Oh, se ogni tanto mi fai vincere lo swap del motore in un bigliettino di merda, non è che ti guasti, nel senso... Cazzo, ma proprio tirchio sto gioco, eh. Latenza gruppo 4 al biglietto. È assurdo, è veramente assurdo. È impossibile che io sia così sfortunato. Altro bigliettino da 4 stelle. Lo swap, dai, lo swap o l'albero motore lì. Godo. L'abbiamo chiamato ed è arrivato. Vediamo di che cos'è. Audi e... vabbè, la Pikes Peak, li vai a fare lo swap del motore, ma non mi sembra un'auto in cui è sensato lo swap del motore. Vabbè, meglio di niente, Quell'auto lì già ce l'abbiamo, dammi lo swap! Figurati, è certo! Biglietto 4 stelle, vai! Minchia, la McLaren o il Viper, o i lingotti, basta che non mi dai... Basta, raga, basta! Altro bigliettino da 4 stelle. Sarebbe bello la piramide di lingotti. Quello è tipo 1.000.000. La Porsche non sarebbe male. Ma non te la fa vincere, porca puttana! Che poi, se non mi sbaglio, neanche ce l'ho quel modello di Porsche. Abbiamo quasi finito, eh? Non è durato molto, 30 biglietti così proprio a stecca sono andati. Dai, la piramide, fra almeno una, fammela vincere in questo video. Una, te ne chiedo. I biglietti da 4 stelle sono andati, sono rimasti quelli da 5 e quelli da 6. Partiamo con quello da 5. Dai, cazzo, fammi vincere il piramidozzo. La gruppo 2 lì già ce l'ho, però un in più. Ho lo swap. Godo, va bene, mi va bene in realtà. Ne ho due adesso di queste auto. Una me la tengo cambiandogli la livrea, mettendone magari qualcuna reale. Anche questa è reale, però. Va bene in realtà. Abbiamo ancora 4 biglietti da 5 stelle. Prima ho detto, se ho sbagliato, questi sono da 5. Minchia, la Porsche, ce l'ho già, però una in più. Ho la piramide. E per forza, è certo. Vale il lingotto, è 100.000, però la ricompensa minore come sempre. E che cazzo però, Altro biglietto da 5 stelle. Minchia, la Murcielago non sarebbe male, anche se ce l'ho, però uno in più. Va bene, lo swap del motore dipende però sempre di che auto. Della Camaro ZL1, vabbè,
Dai, si possono fare cose interessanti. Aspetta però, motore della Camaro ZL1, non ti dice però su quale mezzo lo puoi montare. Avevamo frainteso prima. Due biglietti da 5 stelle rimasti. La Huracan GT3 ce l'ho, però. Un in più. O il lingotto. No, non mi dare la... Buono, va bene, va bene, va bene. Gli cambio la livrea così ne ho due adesso. Ma sapete che in fin dei conti non è andata neanche così male? Perché auto ne abbiamo vinte. Forse è andata male a livello di moneta, di grano. Però dai, vabbè, non è che si può sempre pretendere. Abbiamo vinto un cazzo a livello di soldi. Vai, 5 stelle, questo dovrebbe essere l'ultimo. La piramide, la piramide. Una, fammene vincere, una fra, una. Il lingotto, avete presente i video quelli su YouTube? Dove c'è tipo il cofanetto in plexiglass e quello con la mano deve togliere l'oro. Sì, perché secondo te se riesci a toglierlo te lo danno. Qua te lo danno. Almeno così ho letto tra i vari video. Non è vero che ti porti a casa l'intero lingotto. Ci sono rimasti 3 biglietti da 6 stelle, però uno è dedicato alle parti, uno è dedicato al motore e uno alle ricompense, alla moneta, al soldo, al potere, che non vinceremo mai. Partiamo con le parti. Vediamo un po'. È il turbo a regimi ultra elevati, ne vorrei avere un altro. Freni in carboceramica, però in realtà questi li puoi vincere. O sbaglio, questi in carboceramica, scusate A parte il fatto che è relegato a un mezzo, ma questi li puoi comprare. È una ricompensa inutile da mettere qua, scusate Su estremo li puoi vincere, dai, ma che cazzo. Ritornando sulla questione turbo, vedete? Regimi elevati, poi c'è quello ultra elevati. Minchia, chissà quanti cazzo di cavalli ti dà quell'affare lì, Sono rimasti 2 bigliettini, andiamo su motore. Dai, un bello swap interessante. Senti la musica in sottofondo parecchio convincente su una buona ricompensa. Che cosa abbiamo vinto? Perché a livello visivo mi sa che sono tutti uguali. Della Pagani Huayra. Minchia. Bisogna vedere però su che mezzo lo puoi mettere. Siamo arrivati in ogni caso però alla fine. Biglietto roulette da 6 stelle. Spero di vincere il piramidozzo. Sempre se l'hanno messo. L'hanno messo, ma anche l'Audi lì non sarebbe male. Anche se ce l'ho già. Dai, dai, dai. Vabbè, dai, la mezza piramide. Poteva andare peggio. Ti vincevi la Citroen di merda. Ma che cazzo la guida? Mezzo milione, va bene. Però ho a dimostrazione che il piramidozzo non te lo fa vincere mai. Solo se sei quello che accede al gioco una volta ogni 6 mesi. Se giochi tutti i giorni come fa il sottoscritto, oltre a non aver ricevuto il gioco regalato, altri canali che di Gran Turismo non se ne sono mai fregati il cazzo, il gioco gliel'hanno regalato. Ci hanno fatto 2-3 video buttato nel cesso. Io che ci ho fatto 97 video su GT Sport, il gioco me lo sono dovuto comprare. Non ci credi, te lo vado a prendere. Questa versione qui io l'ho comprata, non me l'hanno regalata. Non gli costava un cazzo regalarmela. Cazzo, faccio video su YouTube, ok, non faccio chissà quante visualizzazioni, però minchia, tratto tantissimo Gran Turismo, me lo potevano regalare, no, me lo sono dovuto comprare, ho speso più di 100 euro per questa versione, te ne pinti, neanche un po', però se me l'avessero regalato, e a dimostrazione che io sono fan di Gran Turismo, ho recuperato da poco, ve l'avevo già detto in un altro video, Gran Turismo 5 in versione la plasticaccia, quella da poveracci, senza offesa per i poveracci, ma abbiamo anche la versione quella per le persone che contano qualcosa a livello della società, no? E questa qui è la versione di Gran Turismo 5 Collector, quella, la versione proprio scatolata, unboxata, cioè proprio bella, raga, proprio bella, tutto coperto, perché qua non si sa mai che si rovinano. E vabbè, mica sarà finito qui il tuo unboxing. In realtà non abbiamo unboxato nulla perché non abbiamo aperto nulla, perché abbiamo anche la versione di Gran Turismo 6 Limited Edition, anche questa recuperata, ragazzi, l'ho pagata 70 euro. Questa qui di Gran Turismo 5 invece l'ho pagata tipo 30 o 40. Sono tutte versioni usate, però è comunque un acquisto che dovevo fare. Questa, come ho detto, l'ho pagata 70 euro. Prossimamente poi arriverà anche quella di GT Sport con tutto il cofanetto, con il modello lì della Mercedes AMG GTS. Quella però ne costa 150, ma la comprerò, come ho detto. Tutto questo per dire che il piramidozzo non ce lo fa vincere. Pazienza, va bene comunque. Arrivati a questo punto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Fatemi sapere però anche la vostra. Quando voi aprite i biglietti della sfiga, ma a livello proprio tecnico, come va a finire? Riuscite a vincere qualcosa o vi dà sempre premi sfigati? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.